Amici carissimi di Tango Magazine, sono qua seduta tranquilla a un tavolo in compagnia di due professionisti strabilianti che sono Ruben Peloni ed Hernán Godoy, che ci hanno appena deliziato qui al San Vincent Tango, edizione numero 7. Ragazzi, che dire, siete stati strepitosi. Io non pensavo che insieme risultasse una cosa così di qualità, di grande qualità. Devo dire che anche io sono molto contento, perché i duetti stanno uscendo sempre, per me la prima volta. Lui è più abituato a fare questo tipo di musica, perché lui è un cantante che, oltre a fare musica, cantante lirico, canta anche con i cori, quindi è molto abituato a cantare con altre persone. E quindi per me sono le prime armi in questo senso. Mi sono molto contento del risultato che stiamo avendo e siamo molto entusiasti di fare nuove cose. Voi che pensate, cordobese? Si è commosso. Hernán, no. Parola di amore. Che dici? Hernán, tu sei più abituato, no? Comunque il risultato è stato veramente eccellente. È stato molto bello. Ecco, ma come siete riusciti a trovare questa intesa? Perché sul palco si leggeva questo, voi trasmettavate al pubblico questa grande intesa, come se effettivamente cantaste insieme da tanto tempo. Come siete riusciti in breve tempo? Ma innanzitutto che la maggior parte degli arrangiamenti che abbiamo fatto li abbiamo fatti noi, quindi tranne mi sa, un vals e il resto degli arrangiamenti li abbiamo fatti per noi e li abbiamo portati subito in milonga, quindi una milonga dopo l'altra, e poi i brani si sciolgono, poi anche noi ci sciogliamo insieme e quindi... Tu, Hernán, canti con i Perion Ensemble da quanti anni? Da 2 anni. Ruben è un pochino di più. Io ho cominciato a collaborare con loro dal 2009, sì. Sai che ieri si sono esibiti degli amici, praticamente, un'altra orchestra, il quartetto Lo che vendrà, con cui tu hai collaborato dal 2010, mi pare, no? Sì, anche con loro, sì. Sì, adesso ogni tanto facciamo qualche collaborazione, però sì, ci conosciamo da un po'. E poi Simone, che è il bandoneonista, collabora con me anche col trio, sai? La comunità di musicisti è sempre collaboratrice tra di loro. Però questo è un momento un po' particolare, un po' delicato, vero? Perché io so che è mancato da pochissimo tempo un grande amico, tra l'altro il chitarrista appunto dell'Hyperion Ensemble, Nicola, al quale avete anche dedicato, si può dire, la serata, insomma, no? C'è stato anche un pezzo suonato proprio dall'Hyperion, sul quale hanno ballato Joe Corbata e Lucila Cionci. Che cosa avete provato? Che cosa sentite in questo periodo, in questo momento? Nicola è venuto a mancare pochi giorni fa, dopo una ripresa che aveva avuto, dopo un ictus che aveva sofferto ad agosto dell'anno scorso, si era ripreso e venerdì purtroppo ha avuto un altro. E lunedì è venuto a mancare e quindi è stata anche una sorpresa per noi, perché eravamo entusiasti che lui si stava riprendendo, quindi è stata una cosa molto dura. Oggi abbiamo avuto anche i funerali, quindi siamo andati ai funerali prima di venire qua. È stata una giornata piena di emozioni. Ma show must go on, no? Cioè, lo show deve andare avanti comunque. Io vi ho visto comunque, nonostante tutto, nonostante queste emozioni anche insomma negative, per una cosa molto negativa, molto dolorosa,
Voi avete tenuto il palco in maniera egregia. Come si riesce? Come si fa? Sì, perché penso che anche era lo spirito suo, no? Nicola era un tipo molto libero, molto allegro. E oggi stesso, quando siamo andati ai funerali, che è stato un funerale laico dove tutti gli amici di Nicola sono venuti, anche i musicisti, altri gruppi con cui lui collaborava. A Massa? Massa Carrara avete fatto? Carrara. E hanno fatto, abbiamo suonato, hanno suonato Danilo con Guido, un pezzo per Nicola, poi hanno suonato amici suoi. È stato dentro la tristezza che ci lascia la morte, abbiamo recuperato lo spirito di Nicola, che era uno spirito allegro, uno spirito completamente aperto a nuove relazioni. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos. So che stasera, no? In occasione proprio del San Vincent Tango, un uccellino mi ha detto che sono stati registrati, non so se è vero, dei pezzi che faranno parte del nuovo CD dell'Hyperion Ensemble. È vero questo? Sì, stiamo come tutti gli anni, poi tra l'altro non è una novità. No, tutti gli anni facciamo delle riprese in alcuni concerti che dopo fanno parte, perché tutti gli ultimi dischi di Hyperion sono praticamente tutti dal vivo, poi si ritocca qualcosa in studio, però praticamente sono tutte riprese dal vivo, sì, è vero. Quindi che faranno parte dell'ultimo CD, voi avete collaborato, voi due, anche al penultimo, cioè quello che è uscito per ultimo, che è Tango Nueve, no? Dell'Hyperion Ensemble, con quanti pezzi? Lì abbiamo collaborato anche col primo pezzo a duo, tra l'altro, sì. E poi 4-5 tanghi, forse di più, sì. Perché quest'anno si sono aggiunti tanti tanghi al repertorio, quindi sicuramente nel nuovo CD ci saranno. A parte la vostra collaborazione con l'Orchestra Hyperion Ensemble, quali sono i vostri progetti? Che cosa state preparando per conto vostro? Che cosa avete appena fatto, quali sono le cose che verranno fuori nel futuro per voi? No, io sto preparando un po' di repertorio, vabbè, la parte della lirica, diciamo, perché col tango sto lavorando solo con loro. E niente, sto preparando il Così fan tutte di Mozart. Impegnativo, sperando, eh? Sì, è un po' impegnativo, però è bello. Sperando l'anno prossimo. Quindi tanti auguroni per questo tuo progetto. Grazie. Ruben? Sì, col progetto del Conjurado, che è quello che abbiamo lanciato l'anno scorso, abbiamo in ballo una possibilità di estenderci a fare qualche spettacolo con musiche originali, e stiamo aspettando che quello si concretizzi, però il resto è quello che stiamo facendo. Con su muerca y su risa exagerada nos invita a camarada a gozar del carnaval. No notar que de esa boca con la risa engrasada en su cálido danza su punta la boca. El payaso buen amigo, compañero de tristeza, venciendo la vivencia si te quieres entregar. Pues si tú quieres tu fe, eso también te con las mías. Y el alcohol así con la divina magia de tu gracia sin par, veamos juntos, bebamos porque quiero, con todo ese dinero, hacer mi carnaval. Parlare di tango argentino, voi siete argentini tutte e due, no? È un po' limitante, siete d'accordo con me? Cioè, tango argentino. Perché il tango, forse è meglio dire che è per metà argentino e per metà uruguaiano, giusto? Siete d'accordo con questa mia affermazione? Okay.
Quindi come si può fare? Diciamo che all'inizio Uruguay e Argentina formavano parte di tutto un tutto. E quindi prima erano le province unite del Rio de la Plata, no? Poi storicamente si sono divise, però praticamente siamo una stessa cultura, quindi perché le orchestre storiche del tango erano mischiate anche da uruguayani e argentini. Julio Sosa era uruguayano, Horacio Ferrer era uruguayano. Betancore è uruguayano. Esatto, esatto, quindi si dà dignità perché lo stesso bandoneonista è uruguayano dell'Imperio. La fanno gli artisti al momento che interpretano o che creano. Basta, non c'è, la cultura è praticamente la stessa. Secondo voi c'è ancora un divario, un muro tra la musica cosiddetta colta, quella di estrazione classica per esempio, no? E la musica quella più popolare come il tango? Esiste ancora questo muro? Può darsi che il divario ce l'hanno tanti di noi che facendo musica popolare vedono la musica lirica come qualcosa di un altro pianeta e come tanti di quelli che fanno musica lirica che hanno questa specie di blocco verso la musica popolare e non riescono a dare un passo oltre. Io ho visto tanti artisti anche che fanno la musica cosiddetta seria e gli manca qualcosa, invece i grandi sono quelli che riescono a fondere tutte e due le cose. Cáceres sosteneva che tango e milonga sono africani. Se non ci fossero stati i neri, secondo lui, non ci sarebbe stato neanche il tango. No? Prima, all'inizio proprio, era la musica, quella degli schiavi di Buenos Aires e di Montevideo. Quando è arrivato il bandoneon, 50 anni dopo, quella stessa musica, no? Cominciò ad europizzare, a sbiancare, si raffinò un po' di più. Voi siete di questa idea? Oppure avete qualche altra teoria? Io credo che quello che è successo è la cosa che sappiamo tutti, no? Che le radici sono sempre africane per quanto riguarda il ritmo. Perché? Perché gli africani hanno popolato come schiavi tutta l'America e allora hanno apportato il ritmo e poi le cose sono mischiate con gli immigranti spagnoli, con gli immigranti italiani, con gli immigranti che provenivano da tutta... quando è cominciato a nascere il tango negli anni alla fine dell'Ottocento è stata una miscela completa. Nelle periferie della città si sono mischiati i neri, gli spagnoli, gli italiani e questa è una cosa, ha creato un embrione che poi ha dato come origine il tango. Il tango è privo praticamente della razza nera poi nello sviluppo, perché? Perché la razza nera è scomparsa nell'Argentina praticamente. Trovate che ci sia differenza per quando voi cantate per un pubblico che è in un teatro, che è in un auditorium e quindi che ascolta? E invece per un pubblico che balla il tango, c'è differenza? A volte sta lì per ballare e basta, alcuni stanno per ascoltare perché spesso si trova gente davanti che sta solo ascolta e invece al teatro no, tutti stanno a ascoltare e quella è la differenza. Ma cosa c'è? Una percezione diversa? C'è una sensibilità diversa? Maggiore ascolto in un teatro.
Allora, io vi cedo il microfono, perché sarebbe carino se voi concludeste questo bellissimo contributo che avete dato in una maniera come la sapete fare voi, in una maniera come la desiderate fare voi, la più libera possibile, come ve la sentite in questo momento proprio. Pregonera. Pregonera, vamos. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por la calle de París. Una rosa roja para usted. ¿Para mí? No, para ella. Ah. Roja como es, sí, como el ansia de un querer. Rosas y claveles blanco, blanco de ilusión. Y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. La tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un carito y un clavel, solo el clavel, lo que quiero. Corazón rojo con sol.
Thank you very much. Thank you.